migliore per competenza. Probabilmente ce lo chiederanno che questa breve dichiarazione è stata anticipata, come era giusto che fosse, da una telefonata diretta a Vito Lecce, nella quale io ho anticipato le poche cose che ho detto adesso e gli ho confermato quello che ci siamo detti, abbiamo concordato io e lui qualche mese fa. Il centrosinistra è intorno al 70%. E la destra unita, che pure governa nell'intero paese, con il suo candidato della Lega, bisogna sempre ricordarlo, Fabio Romito, non raggiunge il 30%, come nel 2019. Noi abbiamo contribuito a questo straordinario risultato del centrosinistra. Senza di noi il centro-sinistra non avrebbe ottenuto questo risultato. E abbiamo ottenuto quasi il doppio delle percentuali che le liste avevano ottenuto nel 2019. È un dato molto importante che innanzitutto smentisce chi aveva salutato la mia candidatura e le nostre liste come il preludio del disastro, una sola parola, nella vita, nella professione e in politica. Ho dichiarato e scritto in tempi non sospetti che Vito, essendo lui il candidato che molto probabilmente, se non sicuramente, andrà al ballottaggio, avrà il mio sostegno. E io penso il sostegno di tutte le liste che hanno appoggiato la mia candidatura. Soprattutto mi preme dire che noi intendiamo proseguire e non concludere questo nostro percorso.